Avanti! Ciao. Ehi, serve qualcosa, ragazzo? Sì, sono andato a cercare Martin Wibbe. Martin Wibbe. Qual è il tuo nome? Io sono Francis. Francis Wibbe, suo fratello. Mi dispiace. Martin Wibbe è morto. Cosa? No, lo sapevo, ormai era troppo tardi. E questo è il fucile che l'ha ucciso. Beh, dai, no, dai, manteniamo la calma. Sono un povero ragazzo, solo 17 anni. Deve avere più sangue freddo. Perché non provi a disarmarmi? E come faccio? Piacere di conoscerti, Martin Wibbe. Cosa? Sei tu? Certo, mi sono io. Quanto tempo? Mica lo sapevo che c'è. Che ci sta un'altra sorpresa, eh? Allora. Sei tale qua, è Wibbe. Mi sono mirato una cifra. Dai, yeah, siediti. Allora, Francis, che fai? Studio. Vabbè, 17 anni. Poi? Poi, quando papà ci ha lasciati, un giro di droga nel mio paese. Perché io e mamma, da soli, non ce la facciamo. Tu vuoi sapere dove sta tuo nostro padre? Beh, dimmelo, ormai. A Bandolandia. Bandolandia? Che cazzo devi farla? Vive là. Si è costruito la casa e vive là. Qua fuori paese. Comunque tu la sai che comunque sia non, io non sono l'unico tuo fratello. Sì, c'è anche lo so. Il defunto Ruben. Purtroppo lo so. Al quale tu, cioè, gli somigli molto. Spero che non diventi come lui da grande. C'è Marika, nostra sorella, certo. Che si è sposata. Davvero? Con chi? Con Joy, sono sposati ormai, quando so, 3 anni mi sa, sì, 3 anni circa. Sì, 2 giugno 2007, sì. E poi c'è Andrew, e il tuttofare, dai. Ah, sì, ricordo, fratello maggiore. Sì, si procura tutto da, insomma, una persona leale, non è che fa come me, Ruben, che... o come te, ecco. Allora... Per quanto tempo ti vuoi trattenere? Beh, massimo una settimana. Non vorrei disturbare troppo. Che cazzo ne frega. Va a prendere il bagaglio. Questo qua è il cappello che io regalai a Ruben quando eravamo piccoli. Adesso me lo sono ripreso. È morto. Dai, va a prendere il bagaglio, Francis. Ok, ciao. Ciao. Vabbè, non è che devi fare tutto sto viaggio, eh. Dai. Ci siete dopo. Ciao Marti! Ciao Marti! Allora, come va, Matt? Tutto bene. Quando... cioè, adesso dov'è Mary? Ma è partita, torna domani o dopodomani. Comunque torna. Ma toglimi una curiosità, chi era quel ragazzo qui fuori? Mio fratello, Francis. Quindi vedi non fare il coglione. Adesso... No, devo andare a fare un giro. Ma che sta a piove? Sì, ho appena cominciato. Palle, che palle. Vabbè, comunque se vado a fare un giro non ce la faccio più a stare qua dentro. Ok, che proprio da quando mi ha sparato Pedro l'altro giorno non sto qua dentro. Ma dimmi una cosa. Dove è casa di tuo fratello? Per qualche giorno viene a vivere qui, no? Qui sotto al bunker. Certo. Ci vivo io. E oggi ti vedo troppo sbruffone. Perché? Non c'è un motivo. Ok. Io esco. Ciao Matt. Martin, portati l'ombrello. Oh, come sei simpatico. Te l'ho fatto piano perché non ti voglio far male. Però mi ha fatto male. Ok, ciao Matt. Ciao Martin.
Parchi! Devi smettere di imitare Tarzan. Ricordati, Tarzan non esiste. Eh? Meglio lui torna mente. Quel bastardo di Feddu. Come prendo lo ammazzo? Feddu, quando lo prendo lo ammazzo, mi avvalgo. Scusa. Che hai fatto? Che ho fatto? Mi sono perso. Cioè, traballi. Ma non sono di qua, mi sono appena svegliato. Ieri notte avevo anche la barba, adesso non ce l'ho più. Non so cosa ho fatto. Comunque, piacere. Gunther Fish. Martin Weed. Bel nome tuo. Lo sai che porti i capelli come mio fratello quando... prima di morire? Tuo fratello io non lo conosco. Una grandissima testa di cazzo. Gunther Fish hai detto? Sì. Ma tu non eri il cantante? Bene sì, qualcuno mi riconosce allora. Ero un cantante qualche anno fa. I baffi li tagliati? Poi mi sono fatto crescere la barba, andato in bancarotta. Un casino, non ti racconto neanche. Eh sì, ero un cantante. Ricordo ancora i tuoi video. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. My tra-la-la.